chi ruba si fa la roba e chi lavora si fa la gobba, questo è il detto. Allora, chi lavora si fa la gobba, sta tutto il giorno a lavorare e si incurva, si rovina la vita, la salute, per far che? Per portare quei pochi soldi a casa, che sono una convenzione, perché in realtà per il sistema moderno i soldi sono o pezzi di carta o numeri telematici che vanno e vengono, ma se tutti andassero a richiedere istantaneamente i soldi nel deposito delle banche, troverebbero il cucù. Quindi lavorano per farsi la gobba, perché di roba non ci sta. E se anche con quei soldi fantomatici che finché tutti gli danno credito esistono nella mente di tutti e quindi è una credenziale ipotetica che ancora per adesso funziona, ebbene si comprano la roba. Ma prima di comprarsi la roba si comprano le case per tenerci la roba. E pensate che tante si comprano delle case grandissime. In effetti per metterci la roba, roba che o se la sono ritrovata o se la so comprata, pensa che geni, ma roba che poi alla fine è niente, è inutile, e si spende, si sciupa, si spande e si inquina l'ambiente, perché poi tanti buttano per tenere la casa libera, forse sono i migliori, ma quelli che hanno buttato vanno ad inquinare, e ci saranno altri che si faranno la gobba per o riciclare o trasportare o aiutare ad inquinare, senti che poesia. Ma quelli che se la tengono a casa, sepolti in casa, che tra l'altro ci sono delle patologie per cui questi accumulano, vanno a prendere la roba anche gratis, o gratis, prendo la roba che un giorno forse mi servirà, se la ammucchiano anche dentro casa e non hanno più nemmeno il posto per passare. E questa roba, tra l'altro, è un ricettacolo di sporcizia e di animaletti che ci fanno il nido, topi e quant'altro. E questi vivono in condizioni patologiche, tanto è vero che è una patologia psichiatrica. Ci fanno pure dei programmi. Quindi questi credono che avere la roba gli porterà soddisfazione, perché il discorso è forse un giorno mi servirà. Il problema è che tutta quella roba l'ha ammucchiata senza ordine, fa sì che tu prima di tutto non ti ricordi di avercela, secondo poi non la ritroverai mai. Quindi non serve. Hai ammucchiato. Una cosa che tra l'altro nel tempo si è deteriorata e non ti è servita niente. Allora che cacchio stiamo a fare, signori? Fanno bene i sadhu, i saggi, questi saggi dell'India che a un certo punto della loro età, che potrebbe essere la mia, o come gli Hare Krishna a 50 anni circa, prendono il Vanaprastha, cioè lo lasciano pure tutta la famiglia, mettono in condizioni di star bene la famiglia, la moglie, i figli, e se ne vanno. Un tempo andavano nella foresta, pensate un po', per ricercare la spiritualità, e là c'è tutto, c'è da mangiare, foglie e frutti, e aspettano in meditazione di morire, e in meditazione ricercano Dio, no? O nel santo nome, o meditazione, Paramatma, Hare Krishna. E gli altri invece, quelli attaccati al materialismo, credono di accumulare roba e accumulano case. Accumulano, io li capisco, perché pure io sto nel sistema, quindi metto a frutto questi soldi, come faccio? Case che metto in banca, poi azioni, tutto fallisce, come si chiama? Cose di capitale, la cazzo si chiama, ma non mi date di parolacce, e insomma, te fregano i soldi, non c'è niente da fare. Allora poi te li metti nelle case, poi ti entra dentro un affittuario, non ti paga, ti distrugge casa, insomma, la roba, te la rubano o te la distruggono. Mentre chi ruba se fa la roba che non è sua, è di chi si è lavorato e si è fatto la roba. Te fanno la roba e poi ci rimangono sempre così, perché che ci devono fare questa roba? Sarebbe così bello, ragazzi, vivere alla giornata senza problemi di sorta. Non c'è niente, nessuno ti dice niente, ti procuri solo ciò che serve. Se non ci fossero tutte queste strade, queste cose così, no? Cioè, se ci fosse qua tutto un prato, ruscelli,
tu ti fai quello che è indispensabile, cioè una bella capanna, una bella casa con le feci di mucca, una bella casa con la sabbia, con le bottiglie riempite di sabbia che sono coibentanti, così non devi manco spargere queste bottiglie di plastica in giro per il mondo, né, fanno gli oceani che si triturano e ti avvelenano impregnandosi di schifezze, dai metalli pesanti a tutte le cose che ci buttate voi con le fabbriche. Che sono la roba che vi fate per le cose effimere. Ebbene, se viveste nella natura, in una vita semplice, pensando al Signore e pensando a vivere con i vostri affetti, con le vostre amicizie, una gioia, senza avere l'ansia che uno si alza la mattina e deve pensare adesso come gestisco sta roba e chissà se lo Stato mi frega sta roba, con qualche tassa iniqua mi chiede di più del mio soldo che si tramuterebbe in roba, che mi rovina la vita questa roba, sono schiavo. Invece sarai libero se non hai nessun tipo di roba. Ma il tuo è il mondo, puoi andare dove ti pare, ma non si può fare, perché quelli che hanno la roba dicono questa è roba mia, cosa che uno nasce su questa terra ed è sovrano individuale e non può andare in giro, deve chiedere permessi, timbri, bolli fatti di roba timbrata che se ne devono andare in giro per il mondo a timbrare meno. E quindi siamo tutti disperati perché un sistema marcio ha fatto sì che al posto di godervi la vita per cavolate della miseria, tipo il vostro telefonino che sta tutti i giorni là così a spingere, godendo di questo like o arrabbiandovi per qualche commento, state tutto il giorno immersi in cose che non servono anziché godervi la vostra vita che non ha niente a che fare con la roba. Dovete essere liberi, senza roba, liberi, liberi dalla schiavitù di questo paese oppressore che vi dice adesso mi dovete pagare questo o quest'altro e vi schiavizza in tutte le maniere e vi fa il lavaggio del cervello con la televisione. E allora cercate di essere attenti, date un giro di chiave, come si può dire, alla vostra vita, sarebbe giro di volta. Voltatevi, però giro di volta. La volta è la chiave di volta, tutte e due, chiave e volta, che regge tutto, ma regge quello che c'è sopra che dobbiamo reggere, cioè la gioia di vivere, che così ve l'hanno smontata. Quindi lasciate perdere tutte le imposizioni e i dogmi che vi inficcano dentro la testa facendovi il lavaggio del cervello sin da piccoli. Rinunciate alla roba e sarete liberi. Fate una vita serena con il minimo possibile, abbiate il coraggio anche di cambiare radicalmente, utilizzando i sani principi di amore, di rispetto per le cose che la natura ti dà, anche quelle che già esistono, perché chi se l'è fatto ha fatto sacrificio, però senza voler accumulare per forza, tanto non ci farete niente e ogni volta che succede qualcosa non sarà nient'altro che uno sforzo in più, un trasloco o un adesso che ci faccio con questa cosa, un immagazzinamento, e sarete costretti a comprare case di milioni di euro per tenere due cazzate che non valgono niente, che si deperiranno molto prima di voi e voi rimarrete così a guardarvi la vostra roba da matti.